conviene fare del bambino. Io non credo che tu non lo sai. Sono convinto che tu abbia idee molto chiare per quanto riguarda nostro figlio, Danny, e vorrei tanto saperle anch'io, tesoro. Io credo che sarebbe giusto farlo visitare da un dottore. Tu credi che sarebbe giusto farlo visitare da un dottore? Sì. E quando credi che sarebbe giusto farlo visitare da un dottore? Il più presto possibile. Il più presto possibile? Sì. Jack, ti prego. Ti preoccupa la salute di Danny, vero, cara? Sì. E sei agitata per tuo figlio? Sì. E non sei agitata anche per me? Certo anche per te. Certo anche per me. Ma tu ci hai mai pensato alle mie responsabilità? Io non so di che parli. Hai mai pensato solo un secondo, un momento, a quante fottute responsabilità ho sulle mie spalle? Hai mai pensato solo per un secondo da quando siamo qui alle mie responsabilità verso la direzione? Non ti sei ancora resa conto che io ho accettato di occuparmi dell'Overlook Hotel fino al 1° maggio? Non te ne sbatte niente, te, vero? Che i proprietari mi hanno messo in mano l'albergo e che hanno fiducia in me e che io ho sottoscritto una lettera, un impegno o un contratto col quale ho accettato di prendermi questa responsabilità. Ma tu ce l'hai una vaga idea di che cos'è un principio etico e morale? Ce l'hai? E tu ce l'hai solo una vaga idea di che cosa sarebbe il mio futuro se non ce la faccio a mantenere gli impegni che ho preso? Ci hai mai pensato tu? Rispondi! Stavi lontano. Perché? Io voglio tornare in camera mia. Perché? Perché sono molto confusa. Ti scongiuro, ti chiedo solo 5 minuti per pensare. Tu hai avuto tempo tutta la tua porca vita per pensarci sopra. A cosa vuoi che ti servono altri 5 minuti ora? Stavi lontano. Ti prego. Non mi male. Oh, ma che ti fa niente? Stammi lontano! Wendy! Stammi lontano! Tesoro, luce della mia vita. Non ti farò niente. Solo che devi lasciarmi finire la frase. Ho detto che non ti farò niente. Soltanto quella testa te la spacco in due. Quella tua testolina te la faccio a pezzi. Stammi lontano! Non toccarmi! Non ti faccio niente. Non toccarmi! Ferma quella mazza. Via! Metti via quella mazza. Via! Wendy, dammi la mazza. Via! Dammi la mazza. Vattene! Dammi la mazza. Vattene via! Smettila con quella mazza. Ti prego, basta! Dammi quella mazza. Via! Wendy! Dammi quella mazza. Dammi quella mazza. Porca!